Il mio club è pieno di giocatori super rari e super costosi. E ciao a tutti amici, sono il vostro Club Dexter e oggi sono qui per mostrarveli, per farvi vedere il mio club, perché sono un tizio che non vende giocatori anche sbagliando, perché gioco molto a FIFA e mi piace roteare squadra. E quindi ho ben 4300 giocatori totali nel club. Molti ovviamente li ho trovati, quest'anno sono stato super sculato, e sono per la maggior parte giocatori rari, versioni in forma o versioni toti o versioni tozze. E oggi andremo a vederli. E ragazzi, se questo video arriva a 400 mi piace, non è uno scherzo, scarto tutto il club. Faccio questo, elimina il club. Non è uno scherzo, 400.000 mi piace sotto questo video, 500.000. Tanto non penso ci arriveremo mai, anche perché sarebbe un record di YouTube, ma io lo faccio, l'ho promesso. Comunque, a parte tutto, a 40.000 like torna il Road to Glory. E fatemi sapere qua sotto nei commenti se volete Ronaldo Toti e tutti bronzo, quindi torniamo alla grande con Ronaldo Toti, Messi Toti e tutti bronzo, o se uscirà la carta di Toti 92 e tutti bronzo. Comunque scrivetemi qua sotto che giocatore volete insieme a tutti bronzo. Ma adesso bando alle ciance e partiamo con i giocatori nel mio club. Partirò con i giocatori rari ma oro, quindi nelle carte base, a partire da Boateng 90, difensore rocciosissimo. Lo pagai proprio a inizio FIFA 200.000 crediti, uno sproposito, ma devo dire che ci ho fatto 550 partite, quindi è uno dei difensori miei preferiti. Ora non lo uso più perché sono uscite versioni di carte di giocatori più forti di Boateng, ma devo dire che è uno degli attaccanti più forti di FIFA, il difensore NIF più forte di FIFA. Subito dopo abbiamo Bale 90, ci ho giocato molto poco, non con questa versione. Questa versione non ci ho giocato nulla perché è primo proprietario. Con il Bale scorso ci ho giocato tanto, mi sono promesso di rigiocarci, ma ahimè, come sapete bene, o anzi per mia fortuna, in quel ruolo alla destra ho Messi, quindi Bale non gioca, anche se devo dire che è veramente veramente forte. Altro giocatore raro è Ozil, non mi piace quest'anno, anche questo primo proprietario. A destra abbiamo Chiellini, altro giocatore fortissimo, difensore meraviglioso, ma un problema: finisce la stamina, quindi verso il 60-70 si stanca molto. È comunque un ottimo giocatore e non vale molto, circa 50.000 crediti. Abbiamo Lloris, portiere, che è una garanzia, una sicurezza, molto meglio di Cech, anche se hanno lo stesso overall, ma preferisco Lloris. Abbiamo anche Iniesta, quest'anno purtroppo non mi piace, non mi piace la versione base, è stato il mio giocatore di FIFA preferito da FIFA 13, ma quest'anno non riesco a farmelo piacere. L'ho trovato anche questo, lo dovrei vendere, lo venderò. Altro giocatore raro è Royce, trovato un pacchetto con un Tots, non l'ho mai provato quindi non vi posso dare una recensione su Royce. Lo vorrei provare ma non l'ho mai provato. Quest'anno la liga tedesca non l'ho molto usata, non lo so, anche perché forse non mi piaceva Aubameyang. A sinistra invece abbiamo Alaba, terzino fortissimo, riuserei più volte. Hummels non mi piace molto, ma me lo tengo per le squad builder challenge. Abbiamo Handanovic, abbiamo Piqué che non mi piace, abbiamo Benzema che non mi piace, abbiamo Müller che non mi piace, abbiamo Bonucci che invece è molto buono come difensore italiano, ve lo consiglio assolutamente. Abbiamo Oblak, gran bel portiere, nulla da dire. Company non l'ho molto usato, ma è forte, ma esistono giocatori Premier League magari anche con un overall più basso più forti di Company. Abbiamo Marchisio che è veramente forte invece, 86 di overall. Oppaye, esterno sinistro che fa schifo, stesso discorso per Cazorla. Barzagli, meglio su FIFA 16. Leno, portiere che dà sicurezza. Miranda, buon difensore, ma ce ne stanno migliori della Serie A. Vedi Chiellini, vedi Bonucci, vedi Koulibaly. Alba è un buon terzino. Anche, questi qui li ho tutti trovati, eh. Questi sono tutti i primi proprietari. Vabbè, non valgono molto, ora sono tutti i primi proprietari. Diego Costa, gli preferisco le versioni in forma, che vedremo tra poco. Poi abbiamo Koscielny, è stato per un periodo di tempo insieme a Boateng il mio difensore preferito. Ora non lo uso più, ma guardate, ha 893 presenze. Questo per farvi capire quanto ho amato questo giocatore su FIFA 17. E vabbè, gli 85 inutili che ve li faccio vedere, perché poi alla fine sono sempre quelli. Ma adesso passiamo alla parte cicciosa, ovvero tutti i giocatori più rari. Quindi metto qua qualità speciale, vedremo sia quelli che posso rivendermi, sia quelli che comunque ho trovato nei pacchetti gratis, sia quelli non scambiabili. Prima ovviamente partiamo con gli scambiabili. E partiamo così, con un Neuer. Vabbè, questi due non li vedo, ma partiamo con un Neuer Toti, portiere più forte di FIFA, lo venderò. Appena finito questo video lo venderò. 500.000 di crediti, mi aspettavo molto meglio. Non ci ho fatto neanche troppe partite, 72 partite,
mi aspettavo molto meglio da Neuer Toti, ma non mi dà quella sicurezza che mi dà magari un altro portiere. Oh, la mia più grande sculata di tutti FIFA, Messi Toti, trovato, primo proprietario, 3 milioni di crediti, 500 partite, 300 gol, 200 assist, Messi Toti, che te lo devo dire. Suarez l'ho comprato, altro grande attaccante, lo adoro, 2 milioni e mezzo di crediti anche per lui. Voglio mettergli la carta cacciatore, consigliatemi una carta, perché Sentinella secondo me lo penalizza un po', perché comunque il fisico ce l'ha, 93, l'avevo messa perché lo usavo come COC, fatemi sapere una carta. Abbiamo anche Sergio Ramos, più forte difensore di FIFA, del gioco, ma attenti a chi l'affiancate, cioè affiancategli sempre un difensore roccioso, però è veramente forte, quasi 300 partite per lui. A destra, Modric Toti. Anche questo l'ho trovato, il mio primo Toti in assoluto che ho trovato, perché l'ho trovato ancora prima di Messi. Un fenomeno, ragazzi, a centrocampo è veramente un fenomeno. Non posso fare a meno di lui a centrocampo, perché fa tutto. Stessa cosa di Iniesta, lo sto rivalutando in quel ruolo, CC di sinistra, a destra Modric. Mi piace, ma voglio provare Isco Tots al posto di Iniesta. Costa un pochino di più, lo voglio provare, magari mi rivendo Iniesta, compro Isco. Se voi li avete provati tutti e due, scrivetemi in quale meglio. Andiamo avanti, Marcelo, il terzino più forte del gioco, può giocare in tutti i ruoli, guardate che statistiche ha, costa un po', però lo metti in attacco, in attaccante, lo metti in difesa, in difensore, lo metti a centrocampo, in centrocampista, statistiche mostruose anche per Godin, non è molto veloce, ma lo uso affiancato a Sergio Ramos ed è veramente un muro. Godin Toz l'ho trovato anche questo, veramente un muro. Anche De Gea un muro, 95, trovato anche questo, primo proprio veramente forte. Abbiamo Oblak, stessa cosa di De Gea, lo uso nella mia squadra più forte di FIFA che vi ho mostrato nel video precedente, è un gran portiere, mi salva il sedere in varie situazioni. Stessa cosa posso dire di Casemiro, nonostante i 72 di velocità, comunque gli ho messo un catalizzatore che ne aumenta la velocità, recupera tanti palloni, così come li recupera Koulibaly e così come li dovrebbe recuperare Stindler. Non ho mai provato, l'ho trovato insieme a Modeste che ho venduto, ma non ho mai provato, vorrei provarlo come C. Inzonzi anche mi piaceva moltissimo, l'ho sostituito, ma al momento non lo vendo, l'ho sostituito con Casemiro, ma mi sa che è più forte Inzonzi, o meglio, mi sa che mi ci trovo meglio. L'unica cosa è che Inzonzi mi fa più gol e più propositivo in avanti, mentre Casemiro mi copre più il sedere dietro. Infatti, come vedete dalle statistiche, 16 presenze, 3 assist e 3 gol per Casemiro, mentre Inzonzi mi ha fatto 11 presenze, 7 gol e 2 assist, quindi molto meglio rispetto a Casemiro. Ma vi ripeto, mi recupera molto più palloni Casemiro, quindi al momento lo preferisco. Abbiamo Giuliano Toz, volevo farmi una squadra skillata brasiliana, Giuliano era appena uscito e mi è pesa sciabarabba e ho speso quasi 300.000 crediti per questo giocatore, buttati, praticamente ora ne vale 150, però è forte, non posso dirvi niente. Questo è fortissimo invece, Ali, l'avevo provato nella versione Squad Builder Challenge che ha le stesse statistiche e è veramente forte. Lui, Kanté, Pogba o David Luiz della Squad Builder Challenge fanno veramente il, penso, il centrocampo piuttosto più fisico e più forte di FIFA, una bestia. Herrera l'ho provato, l'ho trovato anche questo primo proprietario, ma non mi ci trovo, non mi piace, lo devo vendere, anzi lo metto nel mercato trasferimenti. Herrera non mi piace proprio. Skrtel lo tengo nel caso ci fosse lo Squad Builder Challenge strane, vale 20.000 crediti, niente di che. Carvajal l'ho trovato, è veramente forte. Mi mancava un terzino destro per la Liga Spagnola e Carvajal è la risposta a tutto. 90 di difesa, 89 di fisico, regge botte in una maniera impressionante, gli metterò sentinella e non lo fermi più. Abbiamo Keita, fortissimo anche questo, 8 partite, 6 assist e 2 gol, molto forte, molto buggato, 88 di fisico, 99 di velocità. Poi abbiamo Vieira, come vi ho detto nell'altro video, mi piace tantissimo, al momento gli preferisco Iniesta, ovviamente per ovvie ragioni, però è molto veloce, recupera i palloni, fa anche gol, si inserisce, è buono, ma Iniesta Toti è un'altra storia. Kane invece è fortissimo, un difensore veramente forte, in coppia con Smalling passa nessuno, non passa nessuno neanche con questo CC brasiliano Fabinho, provatelo e poi ditemi, non costa neanche molto, 100.000 crediti, 150 forse, ma a centrocampo non passa, molto meglio di Casemiro, purtroppo non posso usarlo nella squadra che ho, ma è molto meglio di Casemiro, vi dico solo questo, ed è un 89. Portiere che ho trovato, che non ci faccio niente, questi sono un po' i Tots che non ho mai
mai usato, non ci faccio niente. Lui invece è molto buono. Bruma è forte ma non lo uso. E questi sono i tots che ho trovato, ma niente di che, niente di che. Lui invece è molto forte e molto buggato, provatelo. Giocatori olandesi buggati e forti ce ne stanno veramente tanti, quindi fatevi un olandese buggata, pagate intorno ai 300.000 crediti, avete una squadra bestiale. Ben Arfa l'ho comprato, ma è veramente forte, uno dei miei giocatori preferiti nella versione Man of the Match. Segna, fa assist, fa tutto. Lui mi fa schifo, lui mi fa schifo altrettanto. Non l'ho mai provati e non mi piacciono. Cagava è una cagata. Totti Hero me lo sto tenendo semplicemente perché ora forse ci sarà la squad builder challenge, mi auguro, di Totti, che dovrebbe uscire Totti 92, e questa carta servirà, quindi me la sto tenendo per quello. Poi abbiamo giocatori che, di cui non mi importa niente. Abbiamo un Neymar, che c'è il rapporto di amore e odio, un Neymar 96. So che posso venderlo, probabilmente lo venderò per comprarmi Ronaldo Totti nel caso facessimo la serie Road to Glory, ma un rapporto amore e odio con Neymar. Mi piace ma non mi piace, non so cosa abbia che non va, boh, un po' così. Higuain è stato forte, non lo uso più, non ho mai usato questo. Eto'o è, vabbè, è buggato, ogni tanto mi diverto con i giocatori buggati. Son è veramente forte, questa è la versione più forte di Son che sia mai uscita, è un tots praticamente, fare ogni ruolo e mi piace tanto, non lo uso praticamente mai, ma mi piace molto come giocatore. Oh, altro giocatore che adoro è lui, non so se vendermelo per comprarmi tots, ma mi è sempre piaciuto. Dipende anche, ragazzi, che squadre, ma è veramente un giocatore bestiale. Loro non li conto neanche, non so perché siano nel mio club. Manolas, fondamentale, uno dei difensori più forti del gioco, compratelo, prendetelo, fate del tridente Manolas, Bruno Perez e Nainggolan, non passa nessuno. Farman, trovato una garanzia. Fekir era uno dei miei giocatori preferiti insieme alla Lacazette come attacco francese, poi sono arrivati Cavani e Mbappé e ciao Fekir, ciao Lacazette. Martial, disumano, non lo vendo perché mi piace tanto come giocatore, non lo uso ma mi piace troppo come giocatore. Lui non l'ho mai provato, andiamo avanti velocemente. Il Sharawi lo devo vendere, ma me lo sto tenendo per la Squad Builder Challenge sperando che esca Totti 92. Asensio, un buon portiere, mi serviva solo per l'intesa, lo devo rivendere. Sov fa schifo da quanto è buggato, cioè fa schifo veramente, troppo buggato, lo pagai un fottio quando uscì, anche troppo, mi vergogno di averlo comprato, ma è stato veramente un giocatore super buggato. Sirigu, niente di che. Alonso veramente forte anche nella versione IF. De Rossi è forte, molto forte nella versione IF. Lallana, tutti si trovano bene, io no. Vitz Gustavo mai usato, trovato malissimo. Krychowiak non ha mai fatto nulla, non so perché ce l'abbia. Gueye mi piace molto, ma prima di lui ci stanno 3-4 giocatori più forti a centrocampo, quindi non ho modo di usarlo, se no è veramente forte. Muriel è buggato, qui arriveranno tutti buggati come Abate, Dumbia, Wellington, tutti trovati questi qua, questa è una pippa. E vabbè, questi qua sono un po' pippa, a parte Mané 87, ve l'ho fatto vedere più volte. E poi giocatori che non uso, Pirro me lo sono voluto tenere per una questione affettiva. E Ogbonna non mi è mai piaciuto purtroppo, nonostante sempre buggato, non l'ho mai usato. E poi Bailly, vabbè, forte, e tutti i vari Man of the Match e IF scarsi che non uso. Sono qua, ve li faccio vedere perché comunque sia il video sul mio club. Ma adesso arriveranno, tanto che scorro. Ecco, dopo di questi, a parte Gabriel Jesus che è fortissimo, niente di che qua. Ecco, tutto questo club più o meno ha un valore di 10 milioni di crediti, è qualcosa di assurdo, lo so. Ma andiamo avanti perché ci sono i giocatori che non mi posso vendere, ma anche quelli più forti. Partire da Ronaldo, Sif, attaccante, trovato, arriverò sicuramente a 1000 partite con lui, numeri che parlano chiaro, basta, troppo forte anche Cavani, Cavani e Mbappé che vedete tra poco, la coppia d'attacco che preferisco, Cavani lo stra-adoro. Thiago lo voglio provare ma non so chi mettere in attacco, voglio provare COC, stavo pensando a un Fernando Torres, David Villa o un Lewandowski, Aubameyang, ma Aubameyang non mi piace, Lewandowski neanche troppo, quindi non so con chi mettere in attacco, fatemi sapere. Kane mi piace molto ma non è un tots meraviglioso. Ibrahimovic, vabbè, 92, ci sono versioni più forti ma non disdegno nemmeno questa. Pogba ha avuto l'upgrade quindi è passato a 92, sempre più forte, in mezzo al campo una bestia insieme a Kanté, mio giocatore preferito, mio centrocampista di FIFA preferito, Kanté, Squad Builder Challenge, fortissimo. Hazard, purtroppo sono uscite 3000 versioni anche la 98, ma questa qua era molto forte, ci ho giocato molto, circa
240 partite, mi ha fatto anche 107 gol, 92 assist, però è morto lì poi, non l'ho più usato, come non ho mai usato Kanté, 91, mi è uscito anche il Tots, la versione migliore. Torres è un rimpianto perché pensavo fosse molto più forte, ma non lo è, purtroppo, non mi piace nel modo di giocare. Modric l'ho rimpiazzato dal Toti, purtroppo questi non posso venderli, però ci ho giocato molto anche con questo Modric, però mi piaceva molto questa versione, il Toti è un'altra cosa. David Luiz veramente forte, e qui sempre parliamo dei centrocampisti della BPL, fortissimi. Thiago non l'ho mai usato, forse una volta sì, non mi piaceva molto, e voglio provare il Tots che ha comunque altre statistiche molto migliori. Marquinhos, Tots molto forte, Dentonker spacchettato così, si può pensare a fare una cosa buggata belga, tanto non lo posso vendere. Diego Costa mi piaceva, non l'ho più usato. Buffon lo uso tuttora come portiere titolare della Serie A. Mbappé lo amo, sto giocatore, lo amo, non c'ho più parole. Se avesse 4 skill sarebbe il più forte giocatore mio preferito di tutti FIFA. Moreno non l'ho mai provato, l'ho trovato e lo tengo lì a marcire come questi altri Tots, anche se questo sembra molto forte. Sinclair lo devo provare, magari vediamo. Aubameyang purtroppo non riesco a farmelo piacere. Vidal mi piace veramente tanto come centrocampista, ora anche questa è diventata una carta vecchia perché sono uscite nuove versioni, ma vabbè, lui è fortissimo. Eriksen, COC, sapete che c'è, i giocatori della BPL sono talmente tanti che non sai quali usare, però lui è veramente forte. E Shaarawy, altro uno dei miei giocatori preferiti di questo FIFA, skillatore, 5 stelle, arriva al gol con una facilità disarmante, veramente forte. Pulisic è forte ma non lo uso, non posso farmi tante squadre con questi giocatori, ma non alla fine non so effettivamente dove metterli. Abbiamo Fernandez, buon difensore ma gli preferisco Godin, e poi giocatori che non uso più come la Gazzetta, che era uno dei miei preferiti. Dybala 87, sono uscite 800 versioni di Dybala. Insigne lo usavo tanto tempo fa, niente, loro l'ho trovati, ma sono Tots un pochino, quelli un pochino più scarsi che non uso. Kane addirittura ho 3 versioni. Allì 86 l'ho usato per un periodo, poi ovviamente ho la versione 91. I giocatori olandesi sono buoni sempre, e questo è il mio club, ve lo faccio vedere un attimo al volo, anche perché questi sono giocatori che non uso più proprio dall'inizio di FIFA. Lui era fortissimo. Oh, per un esterno destro 218 presenze e 103 gol non è poco. Sterling era fortissimo. E poi Squad Builder Challenge, Pipponi, giocatori buoni ma non buonissimi, ecco. E niente ragazzi, sostanzialmente questo era il mio club. 500.000 mi piace, facciamo elimine club direttamente. Il valore del mio club è più forte di tutti perché non vendo nessuno, purtroppo sbagliando. Fatemi sapere quali giocatori vendere o quali tenermi qua sotto nei commenti, con chi usare Road to Glory. Iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto. Noi ci vediamo per il prossimo video. Vi mando un abbraccione, un salutone e ciao gente!